Piero Chiambretti si è raccontato sulle pagine del settimanale Grazia, tracciando un ritratto decisamente inedito di sé. Il presentatore ha confessato di non avere grande autostima. Io mi sono sempre fatto schifo, giuro. Già 20 anni fa in un'intervista dicevo che se fossi una donna non uscirei con me. E lo penso ancora. E nonostante abbia avuto una discreta fortuna con le donne, non ho grande autostima della mia figura. La simpatia aiuta, la popolarità pure, però ho ancora delle pesanti riserve sul fatto che possa piacere. Nelle conoscenze, il fatto di essere un volto noto porta con sé pro e contro. Come tutti i personaggi noti, ho un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che non devo far niente per farmi notare. Lo svantaggio è che l'altra si è già fatta un'idea su di me che non sempre corrisponde. Nonostante la relazione con Federica Labiosa sia finita, Chiambretti ritiene di costituire ancora una famiglia insieme alla sua ex e alla piccola Margherita. Sono un ragazzo padre, ma con la madre di mia figlia siamo una famiglia anche se non siamo insieme. E per quanto riguarda il futuro, il presentatore confida nel colpo di fulmine. Anche se a un certo punto della vita si comincia a essere più disillusi. Da ragazzo prendevo il tram tutti i giorni e pensavo: oggi mi innamorò. E anche se ora mi considero una persona felice, davvero felice, purtroppo ho smesso di prendere il tram. Chi se ne frega.